Al Moretti di Cesenatico-Va in scena un play-out davvero drammatico. Due squadre che due anni prima si affrontavano in promozione, ora entrambe a rischio del baratro, con la retrocessione addirittura in seconda categoria. Ad dell'incredibile la rimonta del Bacchia Cesenatico contro una delle rivelazioni del torneo in sala nell'ultimo turno di campionato. Un derby vinto per 4-3 all'ultimo secondo, mentre il Savio ha il merito di aver bloccato il Riccione sul pari. Squadre distanziate di una sola lunghezza in classifica, divario che sancisce dunque il play-out. Prima del fischio d'inizio, un buco nella rete provoca un leggero ritardo. Quando si parte tra i pali del Bacchia Cesenatico viene schierato il classe 2002 Bonoli, che prenderà il posto di Magnani. Anche qui si gioca sotto un diluvio universale, con un campo davvero al limite della praticabilità. Il primo acuto del match perviene da questa punizione battuta da Rocchi. La difesa del Bacchia rinvia sui piedi di Filippi, la cui conclusione viene bloccata da Bonoli. Il Bacchia Cesenatico si fa vedere con due conclusioni di Agostinelli, la prima fuori misura, la seconda una comoda chiamata per Sanzani. Buona l'iniziativa, ma quando la via del gol sembra spianata per i padroni di casa, grazie a questo retropassaggio azzardato di Storti, Mazzarini prende dall'avversario in prestito il cognome. Conclusione storta, lontana dal bersaglio. Ma quando i padroni di casa centrano in mirino, è Seid Quaid a chiamare all'intervento di giornata Sanzani, bravo a rifugiarsi in corner. Dalla bandierina il colpo alla palanca quasi riesce, se non fosse per il guantone di Sanzani che accompagna la sfera nuovamente in angolo. Quando i tentativi del Bacchia Cesenatico vengono vanificati, ecco che Filippi dall'altra parte fa le prove del gol. Bonoli risponde presente in due tempi. Sul capovolgimento di fronte, Stefano Magnani a chiamare alla presa Sanzani direttamente da calcio piazzato. Ma se di punizione si parla, ecco che il Savio sfrutta nel migliore dei modi la sua assenza. Da punizione la palla viene toccata dentro l'area di rigore, dove arriva la zampata vincente del numero 8, chiamasi Banilo Banila, per lo 0-1 che fa esplodere la formazione ravennate e tutta la contemporanea gioia dei protagonisti in campo e della panchina. 0-1 dunque è il risultato, che si sblocca dopo circa 37 minuti. Ma quando Agostinelli apre per Candoli, il pareggio sembra cosa fatta, ma Sanzani blocca a terra il pallone. Squadra riposo sullo 0-1, passano 22 minuti in noia, prima che da calcio piazzato il centrale difensivo catalano si ritrovi il pallone dell'X, sfera sull'esterno della rete. Il Savio tenta di mettere al sicuro il match, ma il colpo di testa fuori area non può impensierire certamente Bonoli, che viene chiamato all'attenzione quando Rocchi avvicina da calcio piazzato il pallone alla rete, prima del patatrac finale. Rinvio sporco della difesa del Bacchia Cesenatico, pallone che termina nell'altra metà campo, dove un nuovo rinvio sporco di Banila assume una traiettoria strana e velenosa che coglie Bonoli al di fuori dell'area di rigore, sorprendendolo con una rete da Jalapas Band degno degli autori di Mai Dire Gol. La disperazione del classe 2002 racchiusa in questi tre fotogrammi, la gioia del Savio che mette a sicuro la permanenza in categoria, ma lo sconforto dei giocatori di casa raccolto nella lunetta di centrocampo. L'ammonizione infine per Banali dopo essersi tolto la maglia, poi nuove schermaglie a bordo campo, a farne le spese un protagonista della panchina con l'espulsione e l'allontanamento anzitempo dal terreno di gioco. Ma alla fine il Savio festeggia la sua vittoria passata attraverso una stagione che per un attimo poteva renderla protagonista di una doppia retrocessione e che invece si ritrova a costruire un nuovo cartello di presenza nel prossimo torneo di prima categoria.